Lezione 1. Servizio navetta. Salve Anna, hai controllato se l'hotel offre un servizio navetta? Ciao John. Sì, ho fatto delle ricerche e ho scoperto che l'hotel offre un servizio navetta. Questa è un'ottima notizia. È un servizio gratuito o è a pagamento? Sono lieto di informarti che il servizio navetta è gratuito. Non ci sono costi aggiuntivi. È fantastico. È sempre bello avere un'opzione di trasporto comoda e gratuita. Assolutamente. È particolarmente utile per i viaggiatori che vogliono esplorare la città senza preoccuparsi dei costi di trasporto. Sicuramente. Inoltre, l'utilizzo della navetta dell'hotel può farci risparmiare la fatica di utilizzare i mezzi pubblici o chiamare i taxi. Questo è un grande vantaggio. Fornisce un modo semplice per spostarsi e ci fa risparmiare tempo e fatica. Sono completamente d'accordo. È conveniente quando l'hotel offre tali servizi per migliorare l'esperienza degli ospiti. E non è solo comodità. Il servizio navetta può anche essere un'ottima occasione per saperne di più sul territorio. Questo è un buon punto. Gli autisti delle navette hanno spesso spunti e consigli preziosi per le attrazioni più famose e le gemme locali. Esattamente. Possono fornire consigli utili e aiutarci a sfruttare al meglio il nostro soggiorno. È come avere una guida turistica personale, ma senza costi aggiuntivi. Questo è un vantaggio decisivo. Non potrei essere più d'accordo. Dovremmo approfittare del servizio navetta ed esplorare la città con facilità. Assolutamente. Facciamo uso di questo servizio complementare e trascorriamo un soggiorno piacevole e senza stress. Sembra un piano. Saliamo sulla navetta e intraprendiamo emozionanti avventure in città. Non vedo l'ora. Grazie per aver verificato e avermi informato sul servizio navetta. Lezione 2. Inconveniente culinario. Ciao Anna, ho appena mangiato questo piatto e ha un sapore terribile. Ti sei accorto dell'errore dopo averlo assaggiato? Ciao John! Oh no, mi dispiace sentirlo. Fammelo assaggiare io stesso per vedere cosa è andato storto. Grazie, non sono sicuro se sia il condimento o se è stato aggiunto qualcos'altro per errore. HMM, hai ragione. Sembra che ci sia un sapore insolito. Credo di aver aggiunto troppo sale per sbaglio. Potrebbe essere questo. Ha un sapore eccessivamente salato. C'è un modo per risolverlo? Posso provare a bilanciarlo aggiungendo del succo di limone o un po' di zucchero per contrastare la salsedine. Questa è una buona idea. Speriamo che contribuisca a migliorare il gusto. Lasciami fare le modifiche e dargli un altro assaggio. Voglio assicurarmi che sia giusto. Prenditi il tuo tempo. Apprezzo il tuo impegno per recuperare il piatto. Ho apportato le modifiche. Riprova e fammi sapere se è meglio. Um, ora è molto migliorato. I sapori sono più equilibrati e non è più eccessivamente salato. Sono felice di sentirlo. Mi scuso per l'incidente iniziale. Grazie per la pazienza. Nessun problema queste cose succedono e apprezzo la tua rapidità nel risolvere il problema. Fa tutto parte del processo di apprendimento. Possiamo sempre imparare dai nostri errori e apportare miglioramenti. Assolutamente. È attraverso sfide come queste che cresciamo e miglioriamo in quello che facciamo. Questa è un'ottima prospettiva. Mi assicurerò di stare più attento la prossima volta per evitare incidenti simili. Gli errori accadono. L'importante è come li gestiamo e impariamo da essi. Sono sicuro che i tuoi piatti futuri saranno ancora più deliziosi. Grazie per l'incoraggiamento. Continuerò a migliorare e a cercare l'eccellenza culinaria. Non ho dubbi che ci riuscirai. Continuate l'ottimo lavoro e non lasciatevi scoraggiare dai piccoli contrattempi. Apprezzo le tue gentili parole. Mi ricorderò di rimanere ottimista e continuare a sperimentare in cucina. Questo è lo spirito. Continua a esplorare e a creare delizie culinarie. Non vedo l'ora di assaggiare altre tue deliziose creazioni in futuro. Lezione 3: Paradiso naturale. Ciao Anna, hai sentito parlare di quel nuovo parco nazionale? Altri dicono che sia un paradiso per gli amanti della natura e per chi cerca. Ciao John. Sì, ne ho sentito parlare. Il parco è noto per i suoi paesaggi mozzafiato e la sua variegata fauna selvatica. Sembra incredibile. Sono sempre stato attratto dalla natura e dalla tranquillità che porta. È sicuramente un posto dove rilassarsi e riconnettersi con il mondo naturale. La bellezza del parco non ha uguali. Posso immaginarlo. Ci sono sentieri escursionistici o attività specifiche per esplorare il parco? Assolutamente. Il parco offre una rete di sentieri escursionistici ben curati che soddisfano diversi livelli di difficoltà. Questo è perfetto. Mi piace fare escursioni ed essere circondato dalla bellezza della natura. Allora ti aspetta una sorpresa: i sentieri del parco ti condurranno attraverso foreste lussureggianti, cascate e punti panoramici. Sembra un sogno che si avvera. Non vedo l'ora di immergermi in un ambiente così mozzafiato. E se sei fortunato, potresti persino avvistare alcune rare specie di uccelli e animali lungo la strada. Sarebbe incredibile. Adoro osservare la fauna selvatica nei loro habitat naturali. Il parco è noto per la sua ricca biodiversità. È un paradiso per gli amanti del birdwatching e della natura. Mi assicurerò di portare il mio binocolo e la mia macchina fotografica per immortalare la bellezza del parco e dei suoi abitanti. È un'ottima idea. Avrai molte opportunità fotografiche per mostrare le meraviglie naturali del parco. Posso già immaginare i paesaggi mozzafiato e i colori vivaci. Sarà anche un paradiso per la fotografia. Sicuramente. La bellezza naturale del parco ti ispirerà a catturare momenti indimenticabili. Sono davvero entusiasta di questo viaggio. È un'occasione per staccare la spina dalla frenetica vita cittadina e immergermi nell'abbraccio della natura. Capisco perfettamente. Il parco fornirà la fuga perfetta e il ringiovanimento per la mente, il corpo e l'anima. Assolutamente. Sono grato per l'opportunità di esplorare un tale paradiso naturale. È un sogno diventato realtà. Sono entusiasta per te. Goditi ogni momento e ammira le meraviglie del parco. Sarà un'esperienza indimenticabile. Grazie ne trarrò il massimo e creerò ricordi che dureranno tutta la vita. Lezione 4. Escapes all'aperto. Ciao Anna, hai mai visitato quel bellissimo parco nelle vicinanze? È un posto che aiuta anche a schiarirmi le idee. Ciao John! Sì, ci sono stato un paio di volte. È un posto fantastico per attività all'aperto e relax. Sembra meraviglioso. Trovo che trascorrere del tempo nella natura mi aiuti davvero a rilassarmi e a trovare la pace interiore. Non potrei essere più d'accordo. C'è qualcosa nell'essere circondati da alberi, aria fresca e bellezze naturali che ringiovanisce l'anima. Assolutamente. È un ottimo modo per sfuggire al trambusto della vita quotidiana e riconnettersi con noi stessi. È come un rifugio temporaneo dallo stress e dalle preoccupazioni del mondo. La natura ha un modo di mettere le cose in prospettiva. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. È un promemoria della semplicità e della bellezza che esistono al di là delle nostre vite frenetiche. E il parco offre una varietà di attività per tutti i gusti. Dalle escursioni a piedi e in bicicletta ai picnic e al birdwatching. È fantastico. Adoro l'idea di esplorare i sentieri e immergermi nelle immagini e nei suoni della natura. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Il parco dispone di sentieri ben segnalati che si adattano a diversi livelli di difficoltà e punti panoramici lungo il percorso. Non vedo l'ora di intraprendere quei sentieri e assistere in prima persona ai panorami mozzafiato. Ricordati solo di portare dell'acqua e degli snack, soprattutto se hai intenzione di trascorrere lì l'intera giornata. Buon punto. Rimanere idratati e fare il pieno di carburante sono essenziali per una giornata piena di attività all'aperto. E non dimenticare la crema solare e un cappello per proteggerti dai raggi del sole. La sicurezza prima di tutto. Assolutamente, la sicurezza è fondamentale. Mi assicurerò di imballare quegli oggetti insieme alla mia fotocamera per immortalare i ricordi. È un'ottima idea. Ti consigliamo di immortalare la bellezza del parco e rivivere quei momenti dopo. Sarà una giornata piena di avventure. Sono entusiasta di immergermi nella natura e in tutto ciò che ha da offrire. Sono entusiasta per te. La natura ha un modo di ispirarci ed energizzarci in modi che non possiamo nemmeno immaginare. Non potrei essere più d'accordo. È un promemoria delle meraviglie del mondo e dell'importanza di preservarle. Goditi il tuo tempo al parco. Ammira i panorami, respira l'aria fresca e lascia che la natura faccia la sua magia su di te. Grazie, abbraccerò ogni momento e apprezzerò l'esperienza. La natura è davvero la terapia migliore. Lezione 5. Memory Boxes Ciao Anna, hai mai creato una scatola dei ricordi per conservare momenti e ricordi speciali? Ciao John, sì, ce l'ho. Le scatole dei ricordi sono un modo meraviglioso per conservare ricordi e ricordi preziosi. È fantastico. Volevo crearne una io stesso. Come decidi cosa includere nella tua scatola dei ricordi? Dipende davvero da te e da cosa ha significato nella tua vita. Mi piace includere fotografie, matrici di biglietti, note scritte a mano e piccoli ciondoli. Sembra un ottimo mix di elementi. Deve essere incredibile rivisitare quei ricordi ogni volta che apri la scatola. Assolutamente. Ogni articolo racconta una storia e riporta alla mente una marea di emozioni e ricordi associati a quel particolare momento. Posso immaginarlo. È come tornare indietro nel tempo e rivivere quei momenti preziosi da capo. Esattamente. È un modo tangibile per aggrapparsi al passato e preservare l'essenza di quelle occasioni speciali. Hai qualche consiglio specifico per organizzare e conservare gli oggetti in una memory box? È utile ordinare gli elementi per categorie o temi. Puoi usare piccoli contenitori o sacchetti con chiusura a zip per organizzare le cose all'interno della scatola. È un'ottima idea. La categorizzazione degli articoli renderà più facile trovarli e utilizzarli in futuro. Aiuta anche a etichettare o scrivere una breve descrizione per ogni articolo. Aggiunge contesto e rende i ricordi più vividi. Lo terrò sicuramente a mente. L'aggiunta di descrizioni migliorerà l'aspetto narrativo quando si condividono i ricordi con gli altri. Precisamente. Le scatole di memoria non sono solo tesori personali, ma anche meravigliosi spunti di conversazione quando si condividono storie con i propri cari. È un modo meraviglioso per connettersi e legarsi con gli altri attraverso il potere dei ricordi. Assolutamente. I ricordi hanno un modo per unire le persone e creare connessioni durature. Sono davvero entusiasta di creare la mia scatola dei ricordi ora. È un progetto che porterà gioia per gli anni a venire. Sono entusiasta per te. La tua scatola dei ricordi sarà uno scrigno di momenti preziosi e un riflesso del tuo viaggio unico. Grazie, apprezzo la tua guida e il tuo entusiasmo. Non vedo l'ora di intraprendere questa significativa impresa. Lezione 6. Verifica dei fatti. Ciao Anna, stavo pensando all'importanza di verificare le informazioni in modo indipendente. È fondamentale nel mondo di oggi. Ciao John, sono completamente d'accordo. Con così tante informazioni disponibili, è essenziale verificare i fatti e garantire l'accuratezza. Assolutamente. Affidarsi esclusivamente alle opinioni altrui o a fonti non controllate può portare a disinformazione e incomprensioni. Questo è un punto valido. Attraverso la verifica dei fatti possiamo prendere decisioni informate e avere una migliore comprensione del mondo che ci circonda. Ci consente di separare i fatti dalla finzione e impedisce la diffusione di informazioni false. Esattamente. Si tratta di essere pensatori critici e assumersi la responsabilità delle informazioni che consumiamo e condividiamo. Allora, come si fa a verificare i fatti? Esistono fonti o strategie affidabili che utilizzi? Una strategia efficace consiste nell'incrociare le informazioni provenienti da più fonti affidabili. In questo modo, puoi identificare eventuali incongruenze o pregiudizi. Questo ha senso. È importante raccogliere informazioni da una varietà di fonti affidabili per avere una visione più completa. Inoltre, le organizzazioni di verifica dei fatti possono essere risorse preziose. Sono specializzati nella verifica dei reclami e nello smascheramento della disinformazione. Questo è un ottimo suggerimento. Le organizzazioni di verifica dei fatti svolgono un ruolo cruciale nel promuovere l'accuratezza e nel ritenere le persone responsabili. Un altro consiglio utile è valutare la credibilità della fonte stessa. Cerca competenza, trasparenza e impegno per una rendicontazione imparziale. Questa è una buona linea guida da seguire. La valutazione della credibilità della fonte aiuta a garantire che le informazioni siano affidabili e degne di fiducia. È anche essenziale essere consapevoli dei nostri pregiudizi e preconcetti. Possono influenzare il modo in cui interpretiamo e percepiamo le informazioni. Assolutamente. Riconoscere e sfidare i nostri pregiudizi ci consente di affrontare le informazioni con una mentalità più aperta e critica. E se ti imbatti in qualcosa che sembra troppo bello o scioccante per essere vero, vale la pena verificarlo prima di condividerlo ulteriormente. Un consiglio saggio. I titoli sensazionali o clickbait spesso mascheranno la verità, quindi il fact-checking ci aiuta a evitare di diffondere disinformazione inconsapevolmente. In definitiva, il fact-checking significa essere cittadini digitali responsabili e promuovere un ambiente online più informato e accurato. Non potrei essere più d'accordo. Il fact-checking è un'abilità essenziale nell'era dell'informazione odierna e avvantaggia sia gli individui che la società nel suo insieme. Assolutamente. Continuiamo a dare priorità al pensiero critico e alla verifica dei fatti per garantire che la verità prevalga. Ben detto. Così facendo, contribuiamo a creare un mondo più informato e affidabile. Lezione 7. Profumi da cucina accoglienti. Ciao Anna, sei mai entrata in cucina e ti sei sentita subito confortata dal profumo dei biscotti appena sfornati? Ciao John, assolutamente. Quel profumo accogliente è come un caldo abbraccio per l'anima. Rende immediatamente invitante la cucina. È incredibile come certi profumi possano evocare sentimenti e ricordi così forti. Hai qualche profumo da cucina preferito? Oh, sicuramente. A parte i biscotti appena sfornati, l'aroma del caffè preparato e della cannella mi fanno sempre sentire a mio agio e soddisfatto. Sono d'accordo, l'odore del caffè al mattino è un modo delizioso per iniziare la giornata e la cannella aggiunge un tocco di calore a qualsiasi piatto. Assolutamente. Un altro profumo che adoro è l'aroma di vaniglia. È così versatile e può essere utilizzato in ricette dolci e salate. La vaniglia è meravigliosa. Bastano poche gocce di estratto di vaniglia per trasformare un piatto e renderlo ancora più speciale. Questo è vero e non dimentichiamo il profumo delle erbe fresche. È come portare un po' di natura in cucina. Assolutamente. La fragranza di basilico, rosmarino o menta può esaltare i sapori di un pasto e creare un'atmosfera rinfrescante. Parlando di rinfrescante, il profumo di agrumi come limoni e arance aggiunge un tocco luminoso e tonificante alla cucina. Hai ragione. I profumi di agrumi risvegliano i sensi e rendono la cucina vibrante e vivace. E non trascuriamo l'aroma confortante del pane appena sfornato. È un profumo da cucina per eccellenza che riempie l'aria di calore. Oh sì, l'odore del pane cotto nel forno è pura felicità. È come una sinfonia per il naso e una promessa di prelibatezza. Infatti, è incredibile come i profumi possano trasportarci in tempi e luoghi diversi, evocando ricordi e creandone di nuovi. Assolutamente. I profumi inebrianti della cucina ci fanno sentire come a casa e alimentano il nostro amore per il cibo e la cucina. Lezione 8. Vacanze da sogno. Ciao Anna, hai mai pensato alla destinazione per le tue vacanze da sogno? Ciao John. Assolutamente. Ho sempre desiderato visitare un paradiso tropicale con spiagge incontaminate e acque cristalline. Sembra incredibile. Mi immagino già sdraiata sotto una palma a prendere il sole. Quale località specifica ti viene in mente? Le Maldive sono sempre state in cima alla mia lista. Le lagune turchesi e i lussuosi bungalow sull'acqua sono incredibilmente allettanti. Oh, le Maldive sono davvero una destinazione da sogno. Il pensiero di fare snorkeling nelle barriere coralline e nuotare con pesci colorati è accattivante. È davvero un paradiso per gli amanti della natura. Ma tu? Dov'è il luogo di vacanza dei tuoi sogni? Sono sempre stato affascinato dal Giappone. La miscela di cultura tradizionale e innovazione moderna è incredibilmente attraente per me. Il Giappone è una scelta fantastica. La stagione della fioritura dei ciliegi e gli antichi templi ne fanno una destinazione unica e incantevole. Assolutamente. E la cucina. Ho sentito che il sushi e il ramen in Giappone sono incredibili. È il sogno di un buon gustaio che si avvera. Non potrei essere più d'accordo. Esplorare le affollate strade di Tokyo e provare l'autentico cibo di strada giapponese sarebbe un'esperienza indimenticabile. Parlando di street food, avete mai pensato di visitare la Thailandia? È noto per i suoi vivaci mercati di strada e i suoi piatti saporiti. La Thailandia è sicuramente nella mia lista dei desideri di viaggio. La ricca cultura, i meravigliosi templi e la deliziosa cucina thailandese la rendono una destinazione imperdibile. Non potrei essere più d'accordo. E le meravigliose spiagge di luoghi come Phuket e Krabi sono perfette per rilassarsi e distendersi. Assolutamente. È la combinazione ideale di esplorazione culturale e felicità sulla spiaggia. Ma non dimentichiamo l'Europa. Qualche destinazione europea che cattura la tua immaginazione? Sicuramente. Ho sempre voluto esplorare le città storiche d'Europa, in particolare Roma. Le antiche rovine e i capolavori d'arte sono maestosi. Roma è incredibile. Il Colosseo, la città del Vaticano e la deliziosa cucina italiana ne fanno una destinazione da sogno per gli appassionati di storia e cibo. Assolutamente. È affascinante come ogni destinazione offra una miscela unica di storia, cultura e delizie culinarie. Lezione 9. Prepararsi per un'escursione. Ciao Anna, che ne dici di fare colazione prima di partire per la nostra escursione? Ciao John, sembra un'ottima idea. Mi sento già affamata. Cosa dovremmo mangiare per colazione? Che ne dite di uova strapazzate con pane tostato e un contorno di frutta fresca? È un pasto abbondante ed energizzante. Sembra delizioso. Preparerò le uova strapazzate mentre tu prepari il pane tostato. Abbiamo frutta matura? Sì, abbiamo delle banane e delle fragole. Aggiungeranno un bel tocco di dolcezza alla nostra colazione. Perfetto, affetterò la frutta e la sistemerò su un piatto. Devo preparare anche del caffè o del tè caldo. Sicuramente. Una tazza di caffè caldo sarà il compagno perfetto per la nostra colazione e ci darà una sferzata di energia in più. Va bene, preparerò una tazza di caffè fresco. Posso portare degli snack per la nostra escursione, per ogni evenienza? Sì, è una buona idea. Mettiamo in valigia delle barrette di cereali e del trail mix. Sono leggeri e comodi da trasportare. Suona bene prendo qualche barretta di muesli dalla dispensa e possiamo mescolare noci, frutta secca e cioccolato per il trail mix. Eccellente. In questo modo avremo qualcosa da sgranocchiare se avremo fame durante la nostra escursione. Dovremmo portare anche delle bottiglie d'acqua per rimanere idratati? Assolutamente. Dovremmo avere ognuno una bottiglia d'acqua per assicurarci di rimanere idratati durante l'escursione. Va bene, riempirò le bottiglie d'acqua e le metterò nei nostri zaini insieme agli snack. Ottimo. Allora siamo pronti. La colazione è pronta, gli snack sono pronti e abbiamo acqua in abbondanza. Godiamoci la nostra escursione. Concordato. Sarà una fantastica giornata all'insegna dell'avventura e dell'esplorazione della natura. Sfruttiamola al meglio. Assolutamente. Abbracciamo la bellezza della vita all'aria aperta e creiamo ricordi da custodire. Andiamo. Lezione 10. Delizie culinarie. Ciao Anna, hai mai provato a fare il risotto ai funghi con parmigiano? Ciao John, sembra incredibile. Non ho mai fatto il risotto prima, ma sono disposto a provarlo. Come lo prepariamo? In realtà è abbastanza semplice. Inizieremo facendo soffriggere i funghi con aglio e burro fino a renderli dorati e profumati. Sembra delizioso. Allora cosa facciamo dopo? Successivamente, aggiungeremo il riso arborio e lo cuoceremo per un minuto o due finché non sarà ben ricoperto di burro e funghi. Capisco. E poi aggiungeremo gradualmente il brodo vegetale o di pollo, giusto? Esattamente. Aggiungeremo un mestolo di brodo alla volta e mescoliamo il risotto finché il liquido non sarà assorbito prima di aggiungerne altro. Questo è interessante. Aiuta il riso ad assorbire tutti i sapori. Per quanto tempo lo cuociamo? Continueremo ad aggiungere il brodo e a mescolare per circa 20 minuti fino a quando il riso sarà cremoso e tenero ma ancora leggermente sodo. Capito. E quando aggiungiamo il parmigiano? Lo aggiungeremo verso la fine, una volta che il riso sarà cotto. Il formaggio si scioglierà e darà al risotto una consistenza ricca e cremosa. Mmm, posso già immaginare i sapori. Che mi dici del condimento? Dobbiamo aggiungere erbe o spezie? Possiamo aggiungere del timo fresco o del prezzemolo tritato per un'esplosione di freschezza. Anche un pizzico di sale e pepe esalterà i sapori. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di provare a preparare il risotto ai funghi con parmigiano. Sarà una deliziosa avventura culinaria. Sono sicuro che sarà fantastico. Il risotto è un piatto confortante e soddisfacente che non smette mai di stupire. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Grazie per aver condiviso la ricetta. Raccogliamo gli ingredienti e iniziamo a cucinare. È un piacere. Tuffiamoci nel mondo dei sapori e creiamo insieme un delizioso risotto ai funghi. Divertitevi. Lezione 11. Gestire i ritardi dei treni. Ciao Anna, hai mai avuto un ritardo in treno? Ciao John. Sì, sfortunatamente. C'è stata una volta in cui il mio treno è stato ritardato di ore. È stato piuttosto frustrante. Oh no, deve essere stato scomodo. Cosa ha causato il ritardo? Era dovuto a un problema meccanico al treno. Hanno dovuto portare un altro treno per sostituirlo. Sembra una grave interruzione. Hanno fornito aggiornamenti o informazioni durante il ritardo? Sì, hanno fatto annunci tramite l'interfono, ma le informazioni erano limitate. Si sono scusati per l'inconveniente. Capisco, offrivano opzioni di trasporto alternative? Sì, hanno organizzato degli autobus per trasportare i passeggeri alla stazione più vicina dove potevamo prendere un altro treno. Questo è buono a sapersi. Come hai passato il tempo durante il ritardo? Avevo un libro con me, quindi leggevo per passare il tempo. Alcune persone ascoltavano musica o chiacchieravano con altri passeggeri. È importante trovare il modo di tenersi occupati in caso di ritardi imprevisti. Hanno fornito un risarcimento per l'inconveniente? Sì, hanno offerto un risarcimento sotto forma di buoni per futuri viaggi in treno è stato un gesto per rimediare all'inconveniente causato è un gesto premuroso aiuta ad alleviare un po la frustrazione il ritardo ha influito in modo significativo sul tuo programma sì sfortunatamente ho perso una riunione importante a causa del ritardo è stato piuttosto deludente. Posso capire quanto debba essere stato frustrante. Avete fatto ricorso per riprogrammare la riunione? Ho contattato i partecipanti alla riunione e ho spiegato la situazione. Per fortuna, sono stati comprensivi e l'hanno riprogrammato per un altro giorno. È una fortuna. È importante comunicare con gli altri quando ritardi imprevisti influiscono sui nostri piani. Speriamo che non si verifichino nuovamente tali ritardi. Assolutamente. È sempre bene essere preparati a circostanze impreviste quando si viaggia. Spero in viaggi fluidi e senza problemi in futuro. Infatti. Speriamo in servizi ferroviari più affidabili e in minori ritardi. Viaggi sicuri. Lezione 12. Regalati. Ciao Anna, sei mai andata a fare shopping? È sempre bello concedersi un regalo di tanto in tanto. Ciao John. Sì, ho fatto un po' di shopping sfrenato in passato. Può essere un modo divertente per viziarsi e premiarsi. Che mi dici di te? Assolutamente. È fantastico concedersi il lusso di qualcosa su cui hai tenuto d'occhio, è una forma di cura di sé e festa. Sono d'accordo, è importante riconoscere il nostro duro lavoro e coccolarci per aver raggiunto traguardi. Qual è la tua cosa preferita su cui concederti il lusso? Mi piace regalarmi nuovi libri. Adoro la sensazione di sfogliare nuove pagine e immergermi in una nuova storia. Sembra meraviglioso. I libri possono trasportarci in mondi diversi e fornire una fuga tanto necessaria. In quali altre cose ti piace concederti il lusso? Mi piace anche investire in cuffie di qualità. Una buona qualità audio migliora la mia esperienza di ascolto di musica e podcast. È un'ottima scelta. Avere delle buone cuffie può fare una differenza significativa nel modo in cui ci godiamo la nostra musica o i nostri podcast preferiti. Qualche altra indulgenza che vorresti condividere? Beh, ho un debole per i cioccolatini gourmet. Non posso resistere alla tentazione di provare sapori unici ed esotici. Oh, posso capirlo. I cioccolatini sono una delizia deliziosa che può portare gioia istantanea. Hai qualche consiglio per fare acquisti di successo? Un consiglio potrebbe essere quello di fissare un budget in anticipo. Aiuta a evitare spese eccessive e garantisce un'esperienza senza sensi di colpa. È un approccio saggio. È importante trovare un equilibrio tra il trattamento di noi stessi e la consapevolezza delle nostre finanze. Qualche altro consiglio? Un altro consiglio è quello di creare una lista dei desideri degli articoli che desideri veramente. Aiuta a dare priorità agli acquisti e previene gli acquisti impulsivi. Questa è una buona strategia. Avere una lista dei desideri ci mantiene concentrati e riduce le possibilità di pentirci dei nostri acquisti in seguito. Grazie per aver condiviso questi suggerimenti. Siete i benvenuti. È sempre un piacere scambiarsi idee. Ricorda, curare noi stessi è un modo per praticare la cura di sé e celebrare i nostri risultati. Lezione 13: Fitness e avventura. Ciao Anna, hai iniziato una nuova routine di allenamento? Ciao, ho sentito che hai iniziato un nuovo allenamento. Ciao John, sì, recentemente mi sono iscritto a un corso di fitness. Finora è stata una grande avventura. Che mi dici di te? Hai provato qualcosa di nuovo ultimamente? È fantastico. Provare nuove routine di allenamento può essere eccitante. Per quanto mi riguarda, ho esplorato i sentieri escursionistici nella mia zona. È un modo meraviglioso per rimanere attivi e godersi la natura. Sembra molto divertente. L'escursionismo ti permette di immergerti nella bellezza della vita all'aria aperta mentre ti alleni bene. Qualche consiglio per chi vuole iniziare a fare escursioni? Sicuramente. Inizia con percorsi più brevi e facili per aumentare la tua resistenza. Assicurati di indossare calzature adeguate e di mettere in valigia l'essenziale come acqua, snack e una mappa. Grazie per il consiglio. Lo terrò a mente. A proposito di allenamenti, che tipo di esercizi fai durante la tua lezione di fitness? Nella mia lezione di fitness facciamo una combinazione di allenamento della forza ed esercizi cardio. Aiuta a migliorare la forma fisica generale e ad aumentare la resistenza. Sembra un allenamento completo. È importante incorporare esercizi di forza e cardio per una salute ottimale. Con che frequenza frequenti il tuo corso di fitness? Frequento il corso di fitness tre volte a settimana. È un buon equilibrio per me, poiché concede abbastanza tempo per il riposo e il recupero tra una sessione e l'altra. È una buona frequenza. La coerenza è fondamentale quando si tratta di fitness. Hai esercizi o routine preferiti? Mi piace l'allenamento a circuito perché mi mantiene impegnato e mette alla prova diversi gruppi muscolari. È un ottimo modo per mescolare le cose e prevenire la noia. L'allenamento a circuito sembra intenso ma efficace. Dovrò fare un tentativo. Oltre agli allenamenti, hai avuto altre esperienze avventurose di recente? Sì, sono andato in campeggio il mese scorso. È stata un'avventura incredibile, essere in grado di disconnettersi dalla tecnologia e connettersi con la natura. Sembra una vacanza rinfrescante. Il campeggio ti permette di rilassarti e ricaricarti. Hai svolto attività all'aperto durante il viaggio? Assolutamente. Siamo andati in kayak su un lago vicino e abbiamo fatto delle escursioni nei sentieri circostanti. È stata una miscela perfetta di relax e avventura. Sembra molto divertente. È importante trovare un equilibrio nella vita e trovare il tempo sia per il fitness che per l'avventura. Continuate a esplorare e godetevi i vostri viaggi. Grazie, non potrei essere più d'accordo. La vita consiste nel trovare il giusto equilibrio e nell'abbracciare nuove esperienze. Ti auguro tante avventure emozionanti e anche allenamenti appaganti. Lezione 14: Comunicazione efficace. Ciao Anna, hai imparato nuove strategie per una comunicazione efficace? Ricordatevi solo di comunicare e di essere onesti gli uni con gli altri. Ciao John. Sì, sto lavorando per migliorare le mie capacità comunicative. È importante esprimerci chiaramente e ascoltare attivamente. E tu? Assolutamente. Una comunicazione efficace è fondamentale per costruire relazioni solide. Ho imparato a conoscere l'ascolto attivo e il potere dei segnali non verbali. È affascinante. L'ascolto attivo è un'abilità preziosa. Dimostra che tieni sinceramente ai pensieri e ai sentimenti dell'altra persona. Quali sono alcuni segnali non verbali che hai scoperto? I segnali non verbali includono il mantenimento del contatto visivo, l'annuire per mostrare comprensione e l'uso di espressioni facciali appropriate. Possono migliorare la nostra comunicazione e trasmettere messaggi in modo efficace. Questo è interessante. I segnali non verbali possono dire molto senza dire una parola. È importante essere consapevoli del nostro linguaggio del corpo e di come influisce sulle nostre interazioni. Qualche altro consiglio per una comunicazione efficace? Un consiglio è quello di prestare attenzione al nostro tono di voce. Un tono calmo e rispettoso può fare una differenza significativa nel modo in cui il nostro messaggio viene ricevuto. Da un tono positivo alla conversazione. Questo è un ottimo punto. Il nostro tono di voce può influenzare l'umore generale e l'esito di una conversazione. È importante anche scegliere con cura le nostre parole. Che ne dici di affrontare i disaccordi? Quando si tratta di disaccordi, è essenziale mantenere la calma e il rispetto. L'ascolto attivo diventa ancora più cruciale in questi periodi. Dovremmo mirare a comprendere il punto di vista dell'altra persona. Sono d'accordo, è importante affrontare i disaccordi con una mente aperta e la volontà di trovare una soluzione. Trovare un terreno comune e scendere a compromessi può portare a risultati migliori. Qualche altro pensiero su una comunicazione efficace? Un altro aspetto è la consapevolezza delle differenze culturali negli stili di comunicazione. Culture diverse hanno norme e aspettative diverse. È importante essere sensibili e adattarsi di conseguenza. Assolutamente. La consapevolezza culturale gioca un ruolo significativo nella comunicazione efficace, soprattutto in un mondo diverso. Ci aiuta a evitare malintesi e a promuovere connessioni migliori. Grazie per aver condiviso queste intuizioni. Siete i benvenuti. La comunicazione è un processo di apprendimento permanente. Continuiamo a mettere in pratica e migliorare le nostre capacità, sia in ambito personale che professionale. Non potrei essere più d'accordo. Una comunicazione efficace è un'abilità preziosa che può avere un impatto positivo su tutte le aree della nostra vita. Ecco come costruire connessioni significative attraverso una comunicazione migliore. Complimenti per questo. Continuiamo a imparare e a crescere. Ti auguro conversazioni sentite e di successo. Abbi cura di te. Lezione 15: Piani per il fine settimana. Ciao Anna, comunque, hai piani per il weekend? È sempre bello avere qualcosa da aspettarsi. Ciao John. Sì, ho intenzione di visitare una mostra d'arte locale. Adoro esplorare diverse forme d'arte. Che mi dici di te? Hai dei piani entusiasmanti? Sembra un piano meraviglioso. Sto pensando di fare un giro in bicicletta lungo la strada panoramica costiera. È un ottimo modo per godersi la vita all'aria aperta e fare esercizio. Sembra incredibile. Andare in bicicletta non è solo un'attività divertente, ma anche un ottimo modo per rimanere attivi. Hai percorsi o destinazioni preferiti per le tue gite in bicicletta? Mi piace cavalcare sul lungomare, con la brezza dell'oceano e splendide viste. Nelle vicinanze c'è anche un parco con una pista ciclabile dedicata che frequento spesso. È tranquillo e sereno. Sembra adorabile. Stare vicino alla natura mentre si pedala deve essere rinvigorente. Parlando di natura, avete mai fatto escursioni in montagna? Sì, ce l'ho. Fare escursioni in montagna è un'esperienza completamente diversa. L'aria fresca, i panorami mozzafiato e il senso di realizzazione quando si raggiunge la vetta sono davvero straordinari. Sembra un'avventura impegnativa ma gratificante. Ho sempre voluto provare a fare escursioni in montagna. Qualche consiglio per principianti come me? Assolutamente. Inizia con percorsi più brevi e facili, aumentando gradualmente il livello di difficoltà. Assicurati di indossare calzature adeguate e di portare con te oggetti essenziali come acqua, snack e un kit di pronto soccorso. Grazie per i suggerimenti. Li terrò a mente. Tornando al fine settimana, oltre al ciclismo, hai altri hobby o attività che ti piacciono? Sono anche appassionato di fotografia. Adoro catturare momenti e scene che mi ispirano. È uno sbocco creativo che mi permette di esprimermi in un modo unico. La fotografia è un hobby meraviglioso. Ti permette di conservare i ricordi e vedere il mondo da una prospettiva diversa. Hai soggetti o temi preferiti per le tue fotografie? Mi piace immortalare paesaggi, specialmente durante l'ora d'oro quando l'illuminazione è magica. Adoro anche fotografare i momenti spontanei delle persone, perché cattura le loro emozioni autentiche. Sembra fantastico. I paesaggi e la fotografia spontanea possono essere davvero affascinanti. Anch'io dovrò esplorare la fotografia come hobby. Grazie per aver condiviso le tue intuizioni. Siete i benvenuti. La fotografia è un modo meraviglioso per esprimere se stessi. Sono sicuro che ti piacerà. Ricorda, la cosa più importante è divertirti e dare libero sfogo alla tua creatività. Lo terrò a mente. Grazie per l'incoraggiamento. Ecco un fine settimana pieno di ispirazione e avventura. Goditi il giro in bici e le sessioni fotografiche. Grazie e ti auguro una piacevole permanenza alla mostra d'arte. Sfruttiamo al massimo i nostri fine settimana e creiamo esperienze memorabili. Abbi cura di te. Lezione 16. Esplorazione dei luoghi vicini. Ciao Anna, eccellente. Quanto dista da qui? Non voglio passare troppo tempo a viaggiare. Ciao John! In realtà è abbastanza vicino. È a soli 20 minuti di auto da qui. È una posizione comoda per una breve vacanza. Cosa stai pensando di fare? Sembra perfetto. Stavo pensando di visitare un vicino giardino botanico. Ho sentito che è un posto bellissimo con varie specie di piante e paesaggi mozzafiato. Sembra un piano meraviglioso. Esplorare un giardino botanico può essere un'esperienza tranquilla e rinfrescante. L'ingresso al giardino è a pagamento? Sì, c'è un biglietto d'ingresso, ma è abbastanza ragionevole. Ne vale sicuramente la pena considerando la bellezza e la tranquillità che si possono provare lì. Inoltre, aiuta a sostenere la manutenzione del giardino. Questo è buono a sapersi. Sostenere la manutenzione di tali luoghi è importante per la loro conservazione. Ci sono punti salienti o attrazioni specifiche all'interno del giardino botanico? Sì, ci sono diversi punti salienti. C'è una serra con piante tropicali, un giardino giapponese con un tranquillo laghetto e persino un giardino di farfalle. È una gioia per gli occhi. Wow, sembra che ci sia qualcosa per tutti. La varietà di attrazioni lo rende ancora più interessante. C'è un periodo particolare dell'anno in cui il giardino è al suo meglio? Il giardino è bello tutto l'anno, ma la primavera e l'estate sono particolarmente vivaci. I fiori che sbocciano e la vegetazione lussureggiante creano un'atmosfera straordinaria. È uno spettacolo da vedere. Posso immaginare i colori vivaci e i fiori profumati. Deve essere una delizia per i sensi. Ci sono attività o servizi aggiuntivi disponibili in giardino? Sì, c'è un bar dove puoi fare uno spuntino o una tazza di caffè. Offrono anche visite guidate se sei interessato a saperne di più sulle piante e sulla loro storia. È bello sentirlo. Avere una caffetteria e visite guidate arricchisce l'esperienza complessiva. È un'occasione perfetta per imparare e rilassarsi allo stesso tempo. È consentito fotografare in giardino? Sì, la fotografia è consentita per uso personale. È un ottimo posto per scattare splendide foto della natura. Fai attenzione agli altri visitatori ed evita di disturbare le piante e la fauna selvatica. Questo è buono a sapersi. Mi assicurerò di immortalare alcuni momenti belli rispettando l'ambiente circostante. Grazie per aver condiviso tutte queste informazioni. Siete i benvenuti. Sono lieto di poterti fornire i dettagli. Sono sicuro che trascorrerai momenti memorabili esplorando il giardino botanico. Goditi la tua visita. Grazie, non vedo l'ora. È sempre emozionante scoprire nuovi posti vicino a casa. Buona giornata e abbi cura di te. Grazie, abbi cura di te e goditi ogni momento della tua visita. Se hai bisogno di altri consigli, non esitare a chiedere. Fino alla prossima volta. Lezione 17. Routine di fitness. Ciao Anna, cerco di farlo tre volte a settimana per dare ai miei muscoli abbastanza tempo per riprendersi. Quanto spesso ti alleni? Ciao John, è fantastico che tu abbia una routine strutturata. Cerco di allenarmi almeno quattro giorni alla settimana, mescolando cardio e allenamento della forza. Mi aiuta a rimanere pieno di energia e a mantenere uno stile di vita sano. È impressionante. È importante trovare un equilibrio tra esercizio e riposo. Che tipo di esercizi cardio incorpori di solito nella tua routine? Mi piacciono una varietà di esercizi cardio per mantenere le cose interessanti. Correre, andare in bicicletta e ballare sono alcuni dei miei preferiti. È un ottimo modo per aumentare la frequenza cardiaca e bruciare calorie. Sono scelte eccellenti. La combinazione di diverse attività mantiene i tuoi allenamenti coinvolgenti. Che ne dici dell'allenamento della forza? Ti concentri su gruppi muscolari specifici? Sì, mi piace colpire diversi gruppi muscolari durante le mie sessioni di allenamento della forza. Di solito includo esercizi per braccia, gambe e tronco. Mi aiuta a rafforzare la mia forza e a migliorare la mia forma fisica generale. Questo è intelligente. Lavorare su diversi gruppi muscolari garantisce un allenamento completo. Segui un programma specifico o crei i tuoi esercizi? Seguo una combinazione di programmi di allenamento predefiniti e creo i miei esercizi. Mantiene le cose interessanti e mi permette di personalizzare la mia routine in base ai miei obiettivi di fitness. Questo è un ottimo approccio. Personalizzare la routine ti aiuta a rimanere motivato e concentrato. Come ti assicuri di utilizzare la forma corretta durante gli esercizi? La forma è fondamentale per prevenire gli infortuni e massimizzare l'efficacia di ogni esercizio. Guardo spesso tutorial online o chiedo consiglio ai trainer per assicurarmi di eseguire gli esercizi correttamente. È un approccio saggio. La forma corretta è essenziale per la sicurezza e i risultati ottimali. Hai notato cambiamenti o benefici significativi da quando hai iniziato la tua routine di fitness? Assolutamente. L'esercizio fisico regolare ha migliorato la mia resistenza, aumentato la mia forza e migliorato il mio umore generale. Mi ha anche aiutato a mantenere un peso sano e a migliorare la composizione corporea. È fantastico. L'esercizio fisico ha tanti effetti positivi sul nostro benessere fisico e mentale. Come riesci a rimanere motivato e coerente con la tua routine? Rimanere motivati può essere una sfida, ma trovo che fissare obiettivi realistici, monitorare i miei progressi, trovare compagni di allenamento o entrare a far parte di comunità di fitness mi mantenga responsabile e motivato. Queste sono strategie eccellenti. Responsabilità e supporto possono fare una grande differenza quando si tratta di rimanere coerenti. Hai qualche consiglio per qualcuno che vuole iniziare ad allenarsi regolarmente? Certo. Inizia con obiettivi piccoli e raggiungibili e aumenta gradualmente l'intensità e la durata degli allenamenti. Trova le attività che ti piacciono e ricordati di ascoltare il tuo corpo e di concederti giorni di riposo. Sono consigli preziosi. Iniziare in piccolo e ascoltare il proprio corpo sono fondamentali per costruire una routine di esercizi sostenibile. Grazie per aver condiviso le tue intuizioni ed esperienze. Lezione 18. Pianificazione delle vacanze. Ciao Anna, pianificare una vacanza può essere travolgente. Quali sono alcune cose essenziali che devi considerare quando organizzi un viaggio? Ciao John, hai ragione, la pianificazione delle vacanze richiede un'attenta considerazione. Alcuni fattori importanti da considerare sono la destinazione, il budget, l'alloggio, i trasporti e le attività. Questo è un elenco completo. La scelta della destinazione giusta è fondamentale. Come decidi di solito una destinazione per le tue vacanze? Considero i miei interessi, il periodo dell'anno e il tipo di esperienza che desidero. Faccio anche ricerche su diverse destinazioni per conoscerne le attrazioni, il clima e la sicurezza. Questo è un approccio intelligente. Raccogliere informazioni e considerare diversi fattori può aiutarti a prendere una decisione informata. Che ne dici di stabilire un budget per il viaggio? Stabilire un budget è essenziale per evitare spese eccessive. Sono io a decidere quanto posso permettermi per il trasporto, l'alloggio, il cibo, le attività e le eventuali spese aggiuntive. Questo è saggio. Avere un budget chiaro ti aiuta a stabilire le priorità delle spese e a sfruttare al massimo le tue risorse. Che ne dite di trovare un alloggio adeguato? La ricerca di un alloggio adeguato dipende dalla destinazione e dalle preferenze personali. Considero fattori come la posizione, i servizi, il prezzo e le recensioni degli ospiti precedenti. Questi sono fattori importanti da considerare. La posizione e i servizi possono influire notevolmente sulla tua esperienza complessiva. Come gestite di solito gli accordi di trasporto? Le modalità di trasporto possono variare a seconda della destinazione. Cerco le opzioni disponibili come voli, treni o auto a noleggio e confronto prezzi e convenienza. Questo è pratico. La valutazione delle diverse opzioni di trasporto può aiutarti a trovare il modo più efficiente ed economico per spostarti. Che dire della pianificazione delle attività? La pianificazione delle attività dipende dalla destinazione e dagli interessi dei viaggiatori. Faccio ricerche sulle attrazioni più famose, sui monumenti, sugli eventi locali e sulle attività all'aperto. Sembra eccitante. Le attività di ricerca ti consentono di sfruttare al massimo il tuo tempo e di scoprire i punti salienti della tua destinazione. Come organizzate tutte queste informazioni? Per rimanere organizzato, creo un itinerario di viaggio con tutti i dettagli necessari come orari dei voli, prenotazioni alberghiere e attività pianificate. Mi aiuta a rimanere in pista durante il viaggio. È un'ottima idea. Avere un itinerario ti assicura di non perdere nulla di importante e ti aiuta a sfruttare al massimo il tuo tempo. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. La pianificazione delle vacanze può essere divertente ed eccitante con l'approccio giusto. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriori consigli, non esitare a chiedere. Buon viaggio! Grazie, i tuoi suggerimenti e consigli sono stati preziosi. Apprezzo la tua disponibilità ad aiutare. Ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di ulteriori indicazioni. Ti auguro una giornata fantastica. Lezione 19: Preparativi per il viaggio. Ciao, Anna. Sto programmando un viaggio all'estero. C'è altro che dovrei considerare prima di prenotare? Ciao, John. È eccitante. Oltre alle solite considerazioni, non dimenticate di controllare i requisiti per il visto per la vostra destinazione. Ah, sì. Avevo quasi dimenticato il visto. Come faccio a sapere se ne ho bisogno e come richiederlo? Puoi visitare il sito web dell'ambasciata o del consolato del paese che intendi visitare forniranno informazioni sui requisiti per il visto e sulla procedura di richiesta. Questo ha senso. Mi assicurerò di controllare il sito web dell'ambasciata per le informazioni necessarie sul visto. Ci sono altri documenti importanti di cui dovrei occuparmi? Assolutamente. Non dimenticare di assicurarti che il tuo passaporto sia valido per almeno sei mesi oltre la data di ritorno prevista. È anche una buona idea fare copie di documenti importanti come il passaporto e l'assicurazione di viaggio. Buon punto. Ricontrollerò la data di scadenza del mio passaporto e farò delle copie di tutti i documenti essenziali prima di partire. Che mi dici dell'assicurazione di viaggio? È necessario? L'assicurazione di viaggio è altamente raccomandata. Fornisce copertura per eventi imprevisti come emergenze mediche, cancellazioni di viaggi o smarrimento del bagaglio. È meglio essere preparati. Capisco. Cercherò sicuramente di stipulare un'assicurazione di viaggio per proteggermi da eventuali circostanze impreviste. C'è qualcos'altro che dovrei tenere a mente? È sempre una buona idea ricercare le usanze e le tradizioni locali della tua destinazione. Il rispetto per la cultura locale fa molto e può migliorare la tua esperienza. Questo è un ottimo consiglio. Mi assicurerò di conoscere le usanze locali per assicurarmi di essere rispettoso ed evitare malintesi culturali. Grazie. Siete i benvenuti. Essere culturalmente consapevoli può rendere il viaggio più piacevole e significativo. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a chiedere. Fai un viaggio fantastico. Grazie, apprezzo la tua guida e il tuo supporto. Mi assicurerò di contattarti se avrò bisogno di ulteriori informazioni. Ti auguro una splendida giornata. Lezione 20. Equilibrio tra lavoro e vita privata. Ciao Anna, ho faticato a trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita personale. Qualche consiglio su come raggiungere questo obiettivo? Ciao John, conciliare lavoro e vita personale può essere difficile, ma è essenziale per il benessere generale. Un approccio è stabilire confini chiari e dare priorità alla cura di sé. Sembra un buon equilibrio. Lo proverò e vedrò come funziona per me. Come gestisci personalmente il tuo equilibrio tra lavoro e vita privata? È un'ottima strategia. Avere una routine strutturata può fornire un senso di stabilità e impedire che il lavoro prenda il sopravvento su tutti gli aspetti della vita. Che ne dici di staccare la spina dal lavoro durante il tempo personale? È fondamentale disconnettersi dal lavoro quando non si è in ufficio. Disattivo le notifiche, evito di controllare le email e dedico del tempo di qualità alle attività che mi piacciono e a trascorrere del tempo con i miei cari. Questo ha senso. La disconnessione dal lavoro ci consente di ricaricarci e dedicarci completamente alle attività personali. Come gestisci lo stress legato al lavoro? Quando mi sento stressato, pratico tecniche di gestione dello stress come la respirazione profonda, l'esercizio fisico e la consapevolezza. Mi assicuro anche di fare delle pause regolari e di dare priorità alle attività di cura personale. Sono ottime strategie. Prendersi cura del proprio benessere mentale e fisico è essenziale per gestire lo stress legato al lavoro. Che ne dici di stabilire aspettative realistiche? Stabilire aspettative realistiche è fondamentale. È importante conoscere i nostri limiti e comunicarli in modo efficace. Anche imparare a dire di no quando necessario e delegare compiti può essere utile. Questa è una lezione preziosa. Imparare a dire di no e delegare compiti può impedirci di assumerci troppe responsabilità e di sentirci sopraffatti. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Siete i benvenuti. Trovare l'equilibrio tra lavoro e vita privata è un processo continuo, ma vale la pena impegnarsi. Se hai ulteriori domande o hai bisogno di ulteriori consigli, non esitare a chiedere. Buona fortuna! Grazie la tua guida è stata preziosa. Apprezzo il tuo supporto. Ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di ulteriore assistenza. Ti auguro una giornata fantastica. Lezione 21. Pianificazione di un viaggio locale Ciao Anna, ho trovato una città affascinante nelle vicinanze. Possiamo prendere un autobus locale dalla nostra città più vicina. Sembra fantastico. Quanto dura il viaggio in autobus per la città? Non sono sicuro del tempo esatto del viaggio. Fammi controllare il programma per te. Grazie, è importante conoscere il tempo di viaggio per pianificare la nostra giornata in modo efficace. Ho controllato. Il viaggio in autobus dalla nostra città alla città dura circa un'ora. Non è poi così male. Avremo tutto il tempo per esplorare la città e goderne la bellezza. Assolutamente. La città è nota per i suoi paesaggi pittoreschi, quindi possiamo sfruttare al meglio la nostra visita. Sono entusiasta di scoprire il fascino della città. Ci sono luoghi specifici che dovremmo visitare? Sì, c'è un parco locale con splendidi giardini da non perdere. Sembra meraviglioso. Esplorare il parco ci permetterà di apprezzare la bellezza naturale della città. Infatti... Possiamo anche fare una piacevole passeggiata nel centro della città e visitare negozi e caffè locali. Sembra un piano. Sarà bello immergerci nell'atmosfera locale e provare le prelibatezze locali. Assolutamente. Provare piatti locali è sempre il momento clou di ogni viaggio. Non vedo l'ora. Anch'io. Sarà una gita di un giorno memorabile, alla scoperta della città e alla scoperta delle sue offerte uniche. Non potrei essere più d'accordo. Assicuriamoci di immortalare la bellezza della città con tante foto. Sicuramente. Porterò con me la mia macchina fotografica per conservare i ricordi. Sarà una giornata fantastica. Non vedo l'ora, grazie per esserti unito a me in questa avventura. Sono sicuro che ci divertiremo molto.